Era il 7 marzo 2005 quando il costone della montagna cedette, colpendo parte dell'abitato di Cavallerizzo, borgo a minoranza linguistica albanese nel Cosentino. Un centinaio furono gli sfollati, ma per fortuna nessuna vittima. C'è anche chi non è stato contento della delocalizzazione, contestando l'amministrazione pubblica di aver abbandonato un paese dove il centro storico è fino ad ora intatto. La vecchia Cavallerizzo non è del tutto disabitata, infatti la signora Liliana Bianco e suo figlio Raffaele decisero di occupare la loro casa e ad oggi sono gli unici abitanti dell'antico borgo Arbrescia.